Buongiorno Milano dal Museo di Arte Antica all'interno del Castello Sforzesco. Esattamente 830 anni fa, il 10 di giugno del 1190, moriva Federico il Barbarossa, imperatore tedesco del Sacro Romano Impero e anche re d'Italia. Il Barbarossa non ebbe grandi rapporti sereni con Milano e i milanesi. In quel periodo storico, quindi stiamo parlando del XII secolo, le città, i nascenti comuni, chiedevano autonomia, innovazione sociale e Milano, come sempre, era sugli scudi. Ora si andò a un confronto e a uno scontro frontale e nel 1162 il Barbarossa, supportato da alcune città lombarde, nemiche di Milano, conquistò Milano e la rase al suolo. I milanesi non si dettero per vinti e nel 1167 riconquistarono la città. La cinsero con un sistema di mura e una delle porte fondamentali, forse la più importante, fu la Porta Romana. Qui vedete ciò che rimane della Porta Romana e alcuni bassorilievi, alcuni altri elementi. In particolare, vedete dietro di me un bassorilievo che rappresenta la triste uscita dei milanesi da Milano nel 1162 e un altro che invece rappresenta il glorioso ritorno dei milanesi a Milano nel 1167. In quell'epoca l'arte si prestava anche ad essere fonte di comunicazione politica. E guardate per esempio i due bassorilievi alle mie spalle. Alla mia sinistra c'è il Barbarossa, è però un'immagine grottesca. E il Barbarossa ha le gambe incrociate a significarne un po' l'ambiguità del personaggio e sotto un demonio, un diavoletto pronto a ghermire le sue caviglie. Ma l'immagine più buffa è quella alla mia destra, è una donna che si rade il pube. Ora, lì la comunicazione stava a rappresentare il dileggio all'imperatore perché la figura voleva essere la moglie del Barbarossa e così la vide il popolo, anche se forse era solo un'immagine posta all'ingresso del quartiere a luci rosse della Milano di allora. Prima di lasciare il museo non possiamo non fermarci ad ammirare un'altra grande rappresentazione dell'arte e del potere. Questo signore a cavallo è Bernabò Visconti, governò fino al 1384, anno in cui morì avvelenato dal nipote Gian Galeazzo Visconti. Ora, questa statua equestre fu fatta costruire da lui stesso, era ricoperta da una lamina d'oro, ma con un gesto molto particolare, coraggioso, sfrontato, la pose dietro l'altare di San Giovanni in Conca, una chiesa palatina, quindi una chiesa di palazzo. E chi entrava nella chiesa vedeva questa immagine d'oro dietro l'altare che quasi oscurava le immagini sacre.